Vengo con voi? Guarda come sto bene con loro. Che potrei fare? I cori? Vieni a fare, vieni a cantare con noi oggi. I cori li so fare. Perfetto. I cori li faccio volere a te, Gio. Guarda che sui cori so forte. No, voglio sentir voi adesso. Okay. Vado a sentirvi di là. Forza ragazzi, forza. Grazie. Facciamo entrare il prossimo concorrente, quindi. Un tripudio di maglioni a righe, ragazzi. Buonasera. Ciao, buonasera. Ciao. Come vi chiamate? Io sono Deku. Io sono Joe Lizard. E insieme siamo i Potara. Ah. I Potara. Cosa ci portate? Una fusione tra due brani che sono Mi sono innamorato di te, di Tenco, e Miami è fake di Da Soup. Ragazzi, io vado via. No, non possiamo abbandonarci al pregiudizio, io mi permetto solo di dire... Occhio. Livello difficoltà altissimo. Sì, sì, sì. Beh, adesso che vi ha messo a vostro agio potete... Andate pure. Siamo tranquilli. Come mai avete scelto questa fusion bizzarra? Il concetto dei Potara, che sono gli orecchini della fusione di Dragon Ball. E quindi ci siamo un attimino messi nei panni di unire vecchia generazione e nuova generazione. Attenzione. Abbiamo un concept album qua, eh? Sei nato, possiamo procedere? Sono preoccupatissimo. Mi sono innamorato di te. Mio mio è fake, mio mio è fake. Mia cara, cambia questa giungla. L'ho provata e dopo un po' disturba. Se n'è andata per la strada giusta, sparita nel nulla, più in là, puff, mustar, musta. Come faremo, giuro, non lo so, cosa diremo agli amici del blog. Sono con te, calcolami nel mob, tu lo vorresti ma mi sa di no. Stavo cambiando ma solo ho cambiato il modo di pensare per cambiare il mondo. Non sono più lo stesso, guarda gli occhi, forse si sono spenti con il lock. Mi sono innamorato di te. Sono innamorato di te, perché non avevo niente da fare. Oh. Bravi! Bravi! Grazie, grazie. Allora, ragazzi, il Senato dice una cosa, ma al tavolo uno stronzo ci deve stare. Diciamo che l'impresa era veramente ardua, perché abbiamo un pezzo pazzesco, fra l'altro io amo all'infinito. Mischiarlo, poi fare un mashup con un pezzo che è dell'oggi, vuol dire ridare una freschezza a questo capolavoro. Ora, non c'è la grandezza dell'originale, non c'è per me la freschezza della novità. Raga, no, io non la penso così. Siete arrivati come degli underdog, cioè quando siete arrivati io ho detto vabbè, questi qua sono già sul pulmino per tornare a casa. In realtà no, questa cosa funziona. Quando uno arriva come un underdog e poi fa una performance che spacca, la performance vale doppio per quanto mi grazie. Riguarda. Grazie. Allora ragazzi, siete in due, dico due persone che stanno sul palco e devono trovare tra di loro un'armonia, e ne so qualcosa, credetemi, un'armonia e una regia interna che nel vostro caso è assolutamente bella da vedere. Entrambe le voci hanno colori diversi e avete spaccato secondo me proprio nel canto. Grazie mille. Allora, sono interdetto. Paola parlava di belle voci. Autotune, quindi non lo sappiamo, nel senso, se devo trovare,
Senato, un secondo. Io amo il tune, amo gli effetti, però diciamo che mi arriva sì originale, ma mi arriva teen. Che ti devo dire? Cioè, mi arriva teen, amore. Cioè. Però l'autotune corregge l'intonazione e non cambia il timbro delle voci, cioè a meno che... No, il timbro di questi due ragazzi è un bel timbro. Io non lo so. Allora, raga, però loro hanno cantato bene, con autotune o senza autotune. Sì, io... Votiamo. Per me no. Io credo invece che si possa fare delle belle cose, che il pop teen o il teen pop o quello che cazzo è comunque... muove un sacco di volumi, per cui per me sì. Grazie. Per me anche sì, sì. Grazie. Bravi. Dai! Ragazzi, se siete convinti, usate il vostro X-Pass e portate ai bootcamp. Io, Lauro, per me no, perché per me... per me arriva una roba diversa. Va bene, raga, gioco io l'X-Pass e venite in bootcamp con me. Almeno voi venite a ringraziarmi. Bravi. Però colpo di scena, ragazzi, non potevano andare a casa questi ragazzi, non potevano andare a casa. Chi l'ha ancora la vince? Scusa, la prossima volta io lo faccio. Mio, quella la tonalità, la mia è perfetta. Siete stati fortissimi, a me siete piaciuti un sacco. Io avrei detto sì subito, ma grazie, questo purtroppo non conta niente. Ma in ogni modo questo X-Pass serve. Bravo! Serve, sì. Ci salvati. Con loro penso di poter fare delle cose. Questo Mi sono innamorato di te mi ha fatto uscire dalla testa Amici come prima. Mamma mia. Hai visto? E per adesso mi è rientrata Amici come prima.